I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri, li esprimi con sincerità. Fede, chissà che un giorno la sorte non ti arriverà. Tu sogna e spera e ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, i genitori, mamme, papà, perché la scenografia non avremmo potuto prepararla noi. Cioè, è veramente stato impegnativo, insomma in questi mesi è stata abbastanza dura, ma loro si sono divertiti. Quindi auguriamo a tutti buon pomeriggio e grazie ancora della vostra presenza. della scuola primaria di Montefalcione,
siamo lieti di rappresentare per voi una favola tradizionale, la storia di Cenerentola, fanciulla bellissima, dolce e gentile, vittima inconsapevole della perfidia di una cattiva matrigna e delle sue due figlie, brutte, egoiste e insensibili. Cenerentola è molto triste perché non è amata dalla matrigna e dalle sue due sorellastre. Indossa solo vecchi stracci consunti dal tempo, mentre i bei vestiti sono riservati solo alle sue due sorelle. Sia la matrigna che le sorellastre sono pigre e oziose. Non puliscono la loro casa, ma pretendono che sia la sola Cenerentola a tenere in ordine ogni cosa. Ad ognuno di noi può capitare di sentirsi come Cenerentola in qualche situazione, ma questa storia ci ha insegnato a non perderci mai d'animo, ad affrontare sempre con forza tutte le avversità e a comprendere come l'amore vince sempre. Certi di non deludervi, ci auguriamo che la nostra interpretazione sia di vostro gradimento. Buon divertimento a tutti! Cinderella, she's got a mother, she lives with her father and stepmother and two stepsisters. Cinderella's father is kind, her stepmother and stepsisters are not kind. Hello, my name is Cinderella, I'm very sad. My stepmother and stepsister are not kind to me. Cinderella's stepmother and stepsister do not like Cinderella. It's too early and good. They are short and bad. They don't like me. Cinderella's stepmother doesn't give Cinderella pretty clothes. She gives all the pretty clothes to and her two daughters. Ma chiudi gli occhi per soli.
ascolterà le sue parole. La buona fata chiede a Cenerentola di andare in giardino e portare una zucca, sei topolini, due lucertole e un ratto. Con suo grande stupore Cenerentola fa quanto le è stato chiesto. La fata madrina agita la sua bocchetta magica e fa un incantesimo. La zucca viene trasformata in una bellissima carrozza d'oro, i topolini in cavalli per trainare la carrozza, le lucertole in lacca e il gatto in cocchiere. I vecchi stracci di Cenerentola e le sue consulte scarpe lasciano il posto ad un fantastico abito da sera e a magnifiche scarpette di cristallo. Cenerentola, felicissima, ora è pronta per andare al ballo. Si avvia verso la carrozza d'oro e ringrazia la buona fata che però le ricorda di tornare a casa prima che le lancette dell'orologio intocchino la mezzanotte. Golden coach.
la serata, provocando incontrovolmente lo sdegno delle altre ragazze presenti. Il principe però ha solo occhi per la bellissima fanciulla, così gentile e leggiadra, il suo splendido abito da sera. La serata scorre velocemente, ma quando il principe gli chiede ancora una volta di ballare, Cenerentola si accorge che è già quasi mezzanotte e così fugge via dal palazzo per far rientro a casa. Nel correre perde sui gradini delle scale la sua scarpetta di cristallo, ritrovata poco dopo dal principe, che la sta rincorrendo nella speranza di conoscere il suo nome. Cenerentola è disumata, ma troppo fedele alla promessa fatta alla buona fata. Si scusa e fugge via. Come back, have gone. Your last sleep. I'm sorry, goodbye.
I don't even know her name. Grazie.
beautiful kind girl, strong boy. Cinderella step mother has ridiculous idea. What a ridiculous idea! It isn't a Cinderella glass slipper. Cinderella boy from the glass slippers. It's perfect. It's perfect. You are the beautiful kind girl, strong boy. Cinderella, at the ball. The prince asks Cinderella to marry him. Marry me, please. Yes, of course, my prince. The prince and Cinderella live as we ever after in the palace. Di drammatizzare la favola di Cenerentola
di Cenerentola attraverso questa metodologia. Complimenti per la scelta, perché questa favola fa sì che ogni bambino possa arricchire la propria identità. Cari bambini, alla vostra età bisogna sognare, però voi sognate sempre in alto, come dice la favola, perché sognare, cari bambini, avere fiducia in se stessi, consente veramente di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Bene, miei cari genitori, indubbiamente raggiungere gli obiettivi è possibile, come noi stasera tutti qui, la scuola, la famiglia, l'istituzione, perché c'è comunque il comune di Montefagione che ha consentito di rappresentare presso questo centro la manifestazione. Il personale ATA, un sentito ringraziamento e soprattutto un sentito applauso al mio corpo docente. Ve lo potete consentire?